abbiamo concordato con tutte le organizzazioni di andare avanti sul percorso della legge che avevamo presentato e quindi abbiamo ricomposto l'unità di tutta la comunità pugliese attorno al problema del contrasto alla xylella. La Puglia sarà la prima regione del mondo ad avere un'agenzia specifica, come era già previsto del resto, di contrasto alla xylella, che non è una malattia che possiamo per ora guarire, né possiamo garantire che questa malattia non si espanda a tutta l'Europa e a tutto il bacino del Mediterraneo. Possiamo rallentarne l'espansione e soprattutto sostenere nelle zone in cui gli alberi stanno morendo, sostenere le imprese agricole nel reimpianto, ci auguriamo di ulivi se l'Unione Europea ce lo consentirà, ma anche per eventualmente avviare nuove attività culturali che costituiscano un'alternativa rispetto agli ulivi. Agrinsieme ha presentato oggi al governo regionale una piattaforma di richieste per fare fronte all'emergenza legata alla xylella fastidiosa, una piattaforma che partiva innanzitutto dalla revoca del divieto di reimpianto per gli ulivi e le piante ospiti e su questo la regione, il governatore Emiliano, l'assessore Di Gioia ci ha assicurato che si sta lavorando e che a breve questo divieto dovrebbe essere revocato. Le altre richieste miravano a riconoscere delle indennità agli agricoltori per le piante eradicate e su questo la Regione a breve darà avvio a un portale dove ogni agricoltore potrà inserire le proprie richieste di risarcimento danni. Si è chiesto di definire una strategia complessiva per il rilancio del territorio salentino e su questo c'è stata ampia disponibilità del governatore Emiliano. Lo ribadiamo, la nostra piattaforma di richieste è stata accolta appieno dal governo regionale. È chiaro che noi vigileremo, abbiamo scritto nel nostro documento che tra 45 giorni, se non otterremo delle risposte concrete, torneremo a manifestare.